tutte, benvenute in un nuovo video. Perdonatemi la posizione seduta per terra, la faccio un po' sconvolta, ma oggi voglio fare un video un po' diverso dal solito, come dico spessissimo, ma che spero vi possa essere utile. Me l'avete richiesto in molte per tanto tempo e finalmente mi sono decisa a farlo. Vi faccio vedere la mia valigia di make-up, che ora è qui a fianco a me, con tutto il contenuto che mi porto all'interno nel mio kit da make-up artist, diciamo così, base, perché poi quando venite chiamate per un lavoro il kit base è quello, ma poi lo aggiungete, lo arricchite, togliete, levate, aggiungete, fate di tutto in base alla richiesta di lavoro che avete. Questo quindi che vi faccio vedere oggi è il mio kit base da trucco. Io spero di esservi utile in qualche modo per farvi vedere magari come organizzo i prodotti, cosa è necessario portarsi, cosa è indispensabile avere. E non è un video per vantarmi delle cose che ho del mio lavoro, può essere utile a qualcuna di voi che come me fa la make-up artist per professione, o può essere utile anche a qualcuna di voi che è più curiosa nell'ambito. Quindi vi lascio al video e spero che in qualche modo vi possa far piacere. Eccomi qui accanto alla mia amata valigia. Questa qui è una valigia morbida di Inglot e ha il manico regolabile in due misure. Ma io non ho mai avuto un bellissimo rapporto con questa valigia. Se però dovessi consigliare, vi dico di no, perché ad esempio qui sotto, io ora non credo si veda in video, qui sotto dove ha le ruote solo sul posteriore, quindi sul davanti, è particolarmente bassa e quindi va a strusciare su ogni gradino, ogni scalino che prendete, e si rovina inevitabilmente. Infatti è tutta sfilacciata qui sui bordi, quindi non ha fatto una buona riuscita in quanto qualità-prezzo. Ma comunque è carina e funzionale, ha un sacco di scomparti. Qui ne ha uno esterno grandissimo, che però io non mi trovo molto ad utilizzare. E qui ne ha due, qui ne ha un altro. Questa è la cosa secondo me più utile di tutta la valigia. Ora noterete che sta crollando perché per domani è veramente veramente piena. Questo non è neanche il mio kit completo di make up, ma è solo il kit base con cui vado solitamente in giro. Ok, questa è la valigia e questo è lo scomparto, quello che scende, diciamo. Ci sono anche qui delle tasche. Vi faccio vedere prima cosa c'è in queste tasche e poi passiamo a tutto il resto. In questa tasca qui ho la mia palette Kryolan di Aqua Color, quindi colori ad acqua. Qui c'è una lima per unghie che non si sa mai dovesse servire, e qui ci sono le salviette struccanti, anche queste utilissime. Non ci vado a struccare le clienti, ma mi strucco di solito le mani dopo che ci ho pacciugato sopra abbastanza. Passiamo ora a tutto il resto. Tiro fuori le cose e poi parliamo pochette per pochette di ogni singola cosa. Intanto vi faccio vedere come è fatta internamente la valigia. Questa qui è la mia pochette dei capelli, qui c'è l'asciugamano e qui tutte le altre pochette. Ora vi spiego anche perché mi cascano. Queste pochette trasparenti sono comodissime, venivano in dotazione con la valigia, ma le vendono anche separatamente da Inglot. Hanno lo stretch sul finale, proprio per la possibilità di attaccarle sul fondo della valigia. Hanno la maniglia qui davanti per essere trasportate quando magari vi dovete portare solo il necessario sul set. E sono trasparenti e foderate anche all'interno di plastica, quindi facilmente lavabili e sono ultra resistenti. In dotazione con la valigia ne venivano 4. Appunto, il fondo della valigia è fatto così. Qui, no, spero si riescano a vedere, ci sono due strisce di stretch, solo che le pochette non riescono ad attaccarsi perfettamente sul fondo. O forse io le ho fatte troppo spesse e ciccione, quindi l'ultima poi, dato che lo stretch finisce qui ma la valigia continua per un altro bel po', l'ultima non riesce mai ad attaccarsi del tutto e quando apro la valigia crolla inevitabilmente tutto. Questa è un po' una pecca della valigia secondo me, perché lo stretch non è abbastanza forte da reggere poi il peso effettivo di una pochette del genere che contiene prodotti comunque pesanti all'interno. Passiamo prima ai prodotti che ho random in valigia e poi vi faccio vedere ogni singola pochette spiegandovi brevemente il contenuto. Una cosa super essenziale nel kit da make up artist, quindi nella valigia, è, per quanto mi riguarda, un asciugamano nero che vado a mettere sulla postazione. Mi capita spesso di truccare anche in esterna, nei luoghi più disparati, e un asciugamano nero vi assicuro che vi può salvare la vita. E questo qui l'ho trovato su un banco perché non è stato facilissimo trovare asciugamani neri, ma a periodi li rimettono anche da Ikea, e questo qui è bello bello grande. In questo caso l'asciugamano nero mi serve anche a proteggere la mia piastra. Io non faccio capelli, ho fatto solo un corso base di capelli, ma sono una truccatrice, una make-up artist come qualifica, però capita che in alcuni servizi mi richiedono anche semplici acconciature e style, quindi questa è la piastra che mi porto sempre, è la favolosissima GHD, la mia è un modello piuttosto base, però per proteggerla, non portarmi la scatola che è ingombrantissima, la avvolgo appunto nell'asciugamano nero. Passiamo brevemente anche al kit capelli, che è veramente veramente l'essenziale, perché appunto come vi dicevo non sono una hairstylist, né tantomeno una parrucchiera, ma mi porto la Tangle Teaser per districare i capelli.
Qui ho un mini mini kit con mollettine, ferri d'oca, becchetti, forcine, due pinze, queste sono un po' professional per separare i capelli quando vado a fare le pieghe. E mi porto lo spray lucidante di Botanicals Fresh Care, la nuova linea dell'Oreal, che è appunto uno spray profumato e lucidante per capelli come finish. Come finish anche per punte un pochino più rovinate porto questo qui, che è il Pro Fiber L'Oreal Professional nella linea Restore. Anche queste qui sono goccine praticamente di silicone che vanno a sigillare le punte dei capelli quando sono particolarmente rovinate. Un polvere volumizzante, le modelle di solito arrivano sempre con i capelli puliti, non si sa mai, però di solito questa qui è una polvere per chi ha i capelli particolarmente fini, particolarmente sottili e magari vuole fare un'acconciatura che abbia un pochino più di volume, ed è della Palette. Ed ho anche una spuma, questa qui è della Nivea, per modellare i ricci, nulla di particolare. Poi ho due pettini, uno sottilissimo e uno per fare la cutanatura. E all'interno qui ho varie mollettine e laccetti per capelli che sono, diciamo, monouso, nel senso che li utilizzo sulla modella e poi glielo regalo, perché ovviamente per questioni di igiene. Non ci stava nel kit capelli, ma questa la porto sempre, anche quando non mi viene richiesto il servizio per i capelli, è la lacca. Essenziale, questa qui è anche un po' super faiga, nel senso che mi è arrivata da poco. Questo sito qui ha un rivenditore, uno shop Amazon, se vi interessa vi lascio il link giù nell'info box, e si chiama Da Hair Spray, ed è una lacca fortissima, nel senso che vi lascia i capelli veramente immobili e in piega, ed ha anche protezione UV. La sto provando, ha anche un buon profumo, quindi come finish utilizzo mi porto questa. Altra cosa che serve sempre sono dei Kleenex, vi prego non guardate questi perché vi giuro che prima di andare a lavorare me li ricompro. Le scatole purtroppo trasportandole, utilizzandole, mi si distruggono, infatti sono alla ricerca di una scatola di latta per tenere i Kleenex, però non la trovo. Se voi conoscete qualcuno o sapete di dove posso comprare una scatola di latta per contenere i Kleenex, ve ne sarei grata, perché queste le autodistruggo prima di finire poi effettivamente i fazzoletti. Altra cosa per me essenziale che non è nelle pochette è l'avio. Questa qui è benzina rettificata e serve per smacchiare e pulire e disinfettare i pennelli. Non è la cosa più sana del mondo, non andrebbe inalata, non andrebbe toccata con le mani senza una protezione, però è l'unica cosa che vi fa pulire il pennello benissimo anche dai prodotti grassi, quindi dai prodotti liquidi come fondotinta, come correttori. Vi pulisce il pennello, ve lo disinfetta e vi garantisce di poterlo riutilizzare. L'ideale sarebbe sempre pulire il pennello con acqua e sapone, ma quando si è sul set e si truccano 5 modelli in un giorno, questo non è possibile perché non abbiamo i tempi per asciugarli. Spesso anche quando lavoro giorni consecutivi non posso lavare i pennelli perché non mi si asciugherebbero. Quindi so che non fa bene, che non è l'ideale né per i pennelli né per noi stesse che lo utilizziamo, ma è l'unica cosa utilissima, infatti lo sto anche finendo e devo andare disperatamente a ricomprarlo. E non costa nulla, costa 1,19€ e lo trovo da acqua e sapone. Pennelli, questo qui è il mio kit base, poi dipende sempre da che lavoro, perché lavoro mi chiamano e da cosa devo andare a fare, però diciamo che questo è il mio kit base, se riesco ad aprirlo. Non ho un kit di pennelli unico, nel senso, all'interno ci sono tutti i pennelli diversissimi, mi piacerebbe riuscire a comprarli tutti neri, però nella realtà, nella pratica, ho inserito in questo kit solo i pennelli che veramente utilizzo sempre, quelli che mi trovo... che trovo siano fondamentali e con cui mi trovo bene, quindi sono di varie marche. Ad esempio abbiamo Zoeva, questo qui è di Froulan, questi qui sono di Peggy Sage, questo qui è di Real Techniques, c'è MAC, c'è Kiko, Essence, io ho questo pennello di Essence per applicare l'ombretto fatto a C, mi ci trovo benissimo, credo non lo facciano più tra l'altro. E c'è Peggy Sage, c'è veramente di tutto, però sono proprio i pennelli che ho cavato da ogni kit e da ogni singolo brand con cui mi trovo appunto bene. E due essenzialissimi per me sono lui, il duo fibre di Zoeva, con cui applico sempre il fondotinta, oddio sempre no, quasi sempre il fondotinta, e inutile dirlo il 2,17 di MAC, con cui applico sempre il correttore, perché è una roba che dovete averla, appunto. Passiamo ora alle pochette, che come vi dicevo sono 4. Le ho suddivise così. In questa qui ci sono tutti i prodotti pelle, quindi pulizia viso, idratazione, nutrimento e qualche altro accessorio che ora vi faccio vedere. Qui c'è la pochette occhi, quindi palette, ombretti e tutto il resto. E qui c'è la pochette base, che è quella assolutamente più cicciona, perché io sono fissata con la base e credo anche sia poi la cosa
che debba essere perfetta in un make up, oltre a tutto il resto, però sono veramente fissata con la base. E qui ho la pochette labbra. Iniziamo da questa qui. Cercherò di essere breve, veloce e indolore, perché altrimenti questo video verrà lunghissimo. Ok, in questa pochette qui, cosa fondamentale, tengo le spugnette da trucco. Ora ne vedete solo una perché le altre sono a lavare, dato che domani lavorerò. Però appunto sì, le tengo qui, quelle pulite soprattutto, per lasciarle comunque chiuse per una questione di igiene. Le spugnette sarebbero monouso, ma se lavate e disinfettate nella maniera corretta possono essere riutilizzate. Cotton fioc essenziali anche questi, mi trovo bene con questa confezione che si apre dall'alto, così la appoggio nella postazione ed è super comoda. Questa qui è di Acqua e Sapone, nulla di speciale. Bioderma, questa è l'unica acqua micellare che io utilizzo per lavoro, non c'è niente da fare, esiste lei e nient'altro veramente. Sì, la mia è sfigatissima al tappo rotto, ma appena l'ho comprata mi è cascata sul set e oltre ad averne buttata mezza confezione che... ciao, ciao, mi si è anche rotto il tappo, per fortuna si chiude comunque, non fuoriesce prodotto, ma sta per finire e poi la ricomprerò. E questa qui è quella col tappo rosa, appunto la versione sensibile, costa sui 17 euro, ma la trovate spesso in offerta in farmacia. Poi, dischetti di cotone, inutile dirlo, essenziali e fondamentali, disinfettante per le mani, questo qui per me è essenziale perché non sempre quando ho una postazione trucco ho anche un lavandino con cui andare a lavarmi e disinfettarmi le mani e quindi utilizzo dei hand sanitizer, questo qui è di Mercy Annie nello specifico. Anche questa secondo me è fondamentale, è un facial spray, questo qui è della Evian, il più famoso è l'acqua termale della Venn, ma è appunto uno spray di acqua termale da utilizzare sulle clienti nei più disparati motivi e luoghi. Uno struccante bifasico, di solito non lo uso, infatti questo qui non è niente di speciale della Nivea, di solito non lo uso perché poi andare a lavorare su una pelle su cui si è utilizzato il bifasico, quindi oleosa, è praticamente impossibile. Si dovrebbe poi comunque andare a ripulire la pelle con un altro prodotto come un'acqua micellare, quindi a base acquosa, ma non si sa mai, venissero truccate troppo le modelle oppure magari a fine lavoro vogliono essere struccate, quindi insomma, non si sa mai. Un struccante bifasico. Creme per il viso, ne ho di solito tre. Una per pelli normali, questa qui è della Roche, un idratante normalissimo. Una per pelli particolarmente sensibili, miste o grasse, questa qui è della Avril, quindi è una crema bio, perché sempre più spesso mi capita di truccare clienti che vogliano poi qualcosa di bio, di più attento per la loro pelle. E questa qui è la crema per eccellenza per le truccatrici che truccano soprattutto per moda, ed è l'Embryolisse, è una crema che sarebbe un lenitivo per i bambini, quindi è grassissima, untissima, però fa quell'effetto glowy, pelle perfetta e sana, che per le modelle è richiesto. Quindi questa qui c'è sempre nel mio kit. Anche lei non può mancare nel kit di una brava truccatrice, sto scherzando ovviamente, però per me non può mancare, ed è la Hate Hours di Elizabeth Arden. È una crema che oltre ad avere una profumazione fantastica, oltre ad essere molto molto nutriente, quindi riparatrice per le zone particolarmente screpolate, anche se ad esempio andiamo a fare un body painting, ma è una di quelle creme che fa l'effetto bagnato sullo zigomo senza essere sbrilluccicosa, quindi dà proprio quell'effetto bagnato, non c'è altra parola per descriverlo. Uno spray per pulire i pennelli. Questo qui è, si sta autodistruggendo, è di Kiko, lo uso proprio nelle emergenze, quindi lo tengo qui, ma in realtà non lo uso quasi mai. Lip Balm, questo qui anche è tipo il sacro graal, è di Blistex e utilizzo questo perché ha la fuoriuscita del prodotto in modo che girate e esca il prodotto per questioni igieniche, non uso né quello in pottino né quello in stick normale, ma il Blistex in generale per chi ha le labbra particolarmente secche, quando vado a truccare qualcuno che ha le labbra particolarmente secche, questo è miracoloso. Poi un temperino, questo qui è di Kryolan ed ha i due fori per le matite più piccole e quelle più grandi. Piegaciglia, anche questo qui è essenziale. Non può mancare, non può mancare, no, no, no. Poi ho un contorno occhi, questo qui è di Yves Saint Laurent ed è lo Youth Liberator. E Bella Sveglia, anche qui, per fornire un'alternativa bio per la base, soprattutto per la skincare. C'è il Bella Sveglia di Neve Cosmetics, che è appunto un contorno occhi leggermente colorato ed illuminante. Lo utilizzo anche quando hanno occhiaie particolarmente marcate, quindi come primissimo step, prima ancora di fare la base. E poi ho un paio di pinzette e un paio di forbicine. Passiamo velocemente alla pochette occhi. Mi sono soffermata di più su quella skin perché credo sia poi la più interessante. Qui vi faccio vedere brevemente e velocemente quello che c'è. C'è una palette Naked Urban Decay, questa è la 3, quindi su tutti i toni nude ma rosati. Se ho bisogno di qualcosa di più colorato mi porto sempre presso la Duochrome di Neve Cosmetics.
palette immancabile ed essenziale è questa qui di MAC che ho composto io, quindi ci sono all'interno Tone Nude, ma c'è anche un bellissimo blu, un bellissimo borgogna, un bellissimo rame, è proprio la base essenziale per me. Mi porto poi anche dietro sempre la Elegantissimi di Neve Cosmetics, come altri colori nude, come se non ne avessi abbastanza, però ad esempio qui c'è un bianco, c'è il nero che è fenomenale secondo me. Ciglia finte delle Ardell singole. Io utilizzo principalmente, prevalentemente sempre, quelle singole, tranne appunto per lavori in cui mi sono richieste le ciglia a frangia intera, e mi trovo bene con le Ardell e le compro quelle senza nodino, che sono Knot Free Flares, in taglia piccola e media. Poi ho varie matite occhi di MAC, ho la nera, la marrone, altri due tipi di marrone, ho la matita color panna di Pupa, mascara per le ciglia inferiori con uno scovolino particolarmente piccolo e mascara per le ciglia superiori, in questo caso ne ho uno di MAC, ma ho anche questo qui che è bio, organic, sempre per la solita cosa di dare uno scelto, un'opzione alla cliente, colore alla voglia. Colla per ciglia finte, la Duo, l'unica colla esistente al mondo. E poi ho un primer occhi che di solito non uso mai, però sempre per il non si sa mai. Tutto quello che c'è nel mio kit è per il non si sa mai. C'è l'eyeliner nero in gel, che è il Black Track di MAC, utilissimo. E questo sta tipo per morire. Due paint pot che sono il Constructivist e il Groundwork. Sono top, essenziali per il mio kit. Uno è marrone bronzato e l'altro è un nude satinato fantastico. Poi ho un ombretto in crema anche di Nabla, questo qui è Birky. Non mi trovo benissimo con questo ombretto, però devo dire che su alcune carnagioni sta da Dio. Altre matite, ne ho un'altra marrone, una petrolio. Ho Entropy di Nabla, che per i trucchi nude luminosi è la vita, veramente la vita. Poi ho un ombretto rosato, questo qui è di FM Makeup, lo utilizzo anche come punto luce e come illuminante molte volte. Due ombretti pazzi, questi qui sono della linea Pop di L'Oreal, mi trovo benissimo con questi ombretti di L'Oreal e anche con i singoli, quelli della linea Smoky, questo qui sono un azzurro e un viola. E una matita per sopracciglia che non si sa perché si trovi qui e non nel reparto base. Eccoci qui alla pochette viso, è il delirio, vi giuro che starò veloce e indolore. Questa qui è una palette per il camouflage di Kryolan, faceva parte del mio primissimo kit da makeup artist e è essenziale, contiene tutti i correttori che sono coprentissimi, quindi è essenziale per coprire particolari problemi della pelle. Porto anche lei che ha i correttori colorati, è l'unica palette che ho con correttori colorati ed è della Techniques. Refill di correttori di Shiseido, se non erro, è utilissimo per quando faccio ritocchi sul set, contiene due correttori di due colori diversi e una mini ciglia. Ultra palette degli Ultra Foundation di Kryolan, questi qui sono dei fondotinta in crema coprentissimissimissimi, anche questi qui sono super utili. Fondi refill, anche questi compatti di Giorgio Armani Maestro. Cipria, la cipria in polvere opacizzante di MAC. Tutto quello che vedete per la maggior parte è di MAC, anche questa qui è essenziale, anche questa qui l'ho composta io. Contiene all'interno blush dalle tonalità aranciate, rosate, più o meno chiare, più o meno vivide, e una terra fredda per fare il contouring che è top. Palette di correttori cremosi di NYX, questa qui è nella tonalità medium e mi è anche questa qui utilissima. Illuminante il Soft and Gentle di MAC. Cipria compatta in polvere, sempre della linea Mineralize. Ed un bronzer, questo qui, se mi posso permettere, ve lo sconsiglio. Stavo pensando anche di levarlo dal kit perché non mi piace per niente. È un semplicissimo bronzer, il problema è che non scrive. È il Matte Bronzer di MAC. Io non so se il mio è difettato, ma non scrive proprio, ve lo giuro, ve lo swatcho. Non scrive. Quindi niente. Anzi, oggi è il tuo giorno. Bella casa. Fondotinta. La linea principale di fondotinta con cui mi trovo bene sono i Mineralize di MAC liquidi, che hanno anche un SPF 15, e ne ho 4 tonalità che sono NC20, NC30, NC40 e NV25. Correttori, anche qui ne ho 2 di MAC della linea Mineralize e sono l'NC35 e l'NC15, uno più chiaro e illuminante, uno più scuro e aranciato. Poi di correttori ne ho un altro po'. Ho questo qui rosato di Paolo Apico, che utilizzo anche per fare le basi cremose. Vabbè, questo magari ci faccio un video a parte. Ed è appunto di Paola T e del Perfect Concealer. E questo qui, un correttore liquidissimo, con cui vado a fare l'ultimissimo step di correzione su occhiaie particolarmente scuro. Lo utilizzo per un make-up uomo. Ed è il BB Cream Concealer di Garnier.
ultimissimissimo correttore è l'Erase Pass di Benefit nella tonalità numero 2, il famosissimo che mi aiuta nei casi di occhiaie disperate. Due gel per sopracciglia, uno trasparente e uno marrone, questi qui sono di Gilles Cagnet. Un correttore in crema bianco, questo qui non mi ricordo neanche di che marca sia. E lo utilizzo quando ho una persona dalla pelle particolarmente chiara per fare il punto luce, i punti luce sulla base e in crema. Ed è, non lo so, una cosa favolosa. Una base in mousse matte di Wycon per minimizzare i pori. Gel per le sopracciglia. Io utilizzo prevalentemente gel, ho anche due matite poi per sopracciglia, però con le quali non mi trovo particolarmente bene. Utilizzo prevalentemente i gel e questi qui sono di Inglot. Li ho in tre tonalità, 15, 12 e 19. Illuminante in liquido, ha la confezione che sembra quella di uno smalto, in realtà è un illuminante rosato ed è della Me, questo qui mi pare di averlo preso su Maquillalia. Un blush in crema di Yves Saint Laurent, questo qui nella tonalità rosissima, dà un effetto pelle second skin, fantastico. E ultimissimo prodotto di questa pochette, due illuminanti in penna, sono delle linee Prep and Prime di MAC, uno più giallino e uno più rosato. Ultimissima pochette è questa qui per le labbra. Per le labbra io non ho tantissimi prodotti, non so perché, poi nel mio kit mi accorgo che mi bastano e mi sono sufficienti questi qui che ho. Vi mostro però brevemente cosa ho. In realtà qui dentro tengo di solito le matite che ora si sono sparpagliate, ma ok. Gli essenziali che ho sono queste due palettine di MAC, come vi potete sbagliare, una contiene rossi e una contiene nude, queste qui vengono già composte così, e sono appunto Editorial Reds e Modern Browns. Con queste qui io riesco già a realizzare la maggior parte dei look che voglio, la maggior parte, non tutti ovviamente, contengono all'interno sia colori matte, sia colori più lucidini, sia colori shimmer, quindi sono veramente un acquisto completo secondo me. Poi all'interno dei rossetti di MAC essenziali come Ruby Woo, Mer e Velvet Teddy. E poi ci sono vari rossetti, gloss, dai finish più disparati e dalle colorazioni più disparate. Ho questo qui che per me è essenziale, è di Mika ed è il viola, prugna, borgogna che ho utilizzato di più per lavoro in assoluto. C'è poi qualche rossetto anche di Mulac, questo qui ad esempio è Golden Age che è questa tonalità aranciata fantastica, ma la maggior parte delle volte per lavoro mi trovo a utilizzare i rossi, i nude di tutte le tonalità, infatti ne ho tantissimi, e qualche gloss. È raro che una persona ti chieda ad esempio un rossetto come questo, per dirne una, che è un corallo fantastico, però è raro che poi vi ritrovate a utilizzarlo, dipende sempre da in che ambito lavorate. Eccomi qui tornata, quindi questo era tutto il contenuto della mia valigia di make-up e del mio ordine apparente, perché almeno in quello cerco di essere ordinata. Io spero vi abbia fatto piacere, spero vi sia utile. Per qualsiasi domanda scrivetemi pure nell'info box. Se vi è piaciuto questo video, vi è piaciuto questo piccolo cambiamento che ho voluto portare al canale, iscrivetevi, mettete un pollice in su. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto. Ciao!